Si chiamava Daria Dugina, aveva solo 30 anni di età, era giovanissima e pensate che non ce l'ha fatta, si è spenta sabato notte in un attentato che c'è stato, che aveva come obiettivo il padre, che si chiama Putin Alexander Dugin. L'auto nel quale viaggiava la donna era una Toyota Land Cruiser Prado di Dugin, purtroppo è saltata in aria nei pressi, nelle vicinanze di Via Somi, nella periferia di Mosca, capitale della Russia. Tutto ciò è stato confermato dalla TASS, citando fonti vicine alla famiglia. L'obiettivo però era il padre proprio della donna in questione. Su Twitter circolano foto, video del luogo delle esplosioni. I media russi stanno indagando e cercando di capire che effettivamente parlando l'uomo, o meglio il padre, voleva essere fatto fuori. Nel senso che non è che lui voleva essere fatto fuori, ovviamente, ma l'obiettivo principale era quello di far fuori proprio il padre. Invece è stata fatta fuori l'amata figlia. Adesso bisognerà cercare di capire in maniera attenta quello che è successo realmente parlando e soprattutto non si sa se forse nel corpo o nei resti della donna verrà disposta un'eventuale autopsia. Ripeto, però l'obiettivo principale era il padre e non era la figlia, invece ha perso la vita la figlia. Dal narratore italiano di YouTube Italia è tutto, un saluto caro, al prossimo video, grazie a tutti.